il rispetto della distanza di sicurezza, il calcolo dello spazio in lunghezza e larghezza e la visibilità. Sono i tre fattori ai quali prestare attenzione quando si decide di effettuare una manovra di sorpasso. Le regole sono state ricordate a Telelibertà da Domenico Grassi. La prima, bisogna iniziare il sorpasso dalla distanza di sicurezza del veicolo che precede, perché se noi iniziamo il sorpasso vicino al veicolo che precede, se quello frena, magari per svoltare a destra o per altri motivi, lo tamponiamo. La seconda regola fondamentale è avere lo spazio sufficiente. Attenzione però, quando diciamo spazio sufficiente si intende spazio in larghezza, e questo è facile da calcolare, ma lo spazio in lunghezza, che è fondamentale. Spazio in lunghezza, che è un dato variabile, perché? Perché dipende da due cose fondamentali: dalla differenza di velocità fra i due veicoli e dalla lunghezza del veicolo che dobbiamo oltrepassare, che dobbiamo sorpassare. Ovviamente quello non c'è, non abbiamo qui una misura fissa, perché dicevo appunto che è variabile, deve essere l'esperienza del conducente a calcolare quanto deve essere lo spazio necessario per effettuare il sorpasso. E ripeto, spazio in lunghezza, non solo in larghezza. Questo spazio in lunghezza è indispensabile per poter completare la manovra e rientrare senza tagliare la strada, come si dice abitualmente, o comunque senza stringere il veicolo che sorpassiamo. La terza cosa indispensabile, ed è quella, è veramente il killer del sorpasso, è visibilità sufficiente. Ma poniamoci la domanda: quando è che la visibilità è sufficiente? È sufficiente quando è doppia dello spazio necessario per fare il sorpasso. Mi direte, ma perché doppia? Doppia in quanto quando iniziamo il sorpasso può sbucare un veicolo dalla parte opposta, e quindi dobbiamo avere anche la possibilità di effettuare, di completare la manovra senza disturbare quello che arriva dal senso opposto. Fare un sorpasso senza questa norma vuol dire scontro frontale, e qui, come tutti ben sappiamo, è una carneficina, perché nello scontro frontale ovviamente si sommano le velocità, anzi peggio di sommarsi le velocità. Parliamo anche di segnaletica quando si sorpassa, ad esempio la linea continua. La linea continua non vieta il sorpasso, la linea continua vieta di essere superata, infatti deve essere considerato un muro oltre il quale non bisogna andare, però non vieta il sorpasso. Il codice della strada autorizza anche il sorpasso in terza posizione, cosa vuol dire? Sì, all'articolo 148 c'è proprio un comma che chiarisce questa norma. Infatti il sorpasso in terza posizione si può effettuare a patto che non si invada la parte sinistra della carreggiata, ovviamente parliamo di strade a due corsie con doppio senso di circolazione, purché non si vada oltre la mezzeria. Attenzione, perché se noi facciamo un sorpasso a due, la striscia discontinua, possiamo invadere la corsia di sinistra. Se lo facciamo a tre invece, anche se la striscia discontinua, non possiamo andare oltre, perché il sorpasso, ripeto, in terza posizione è consentito purché non si invada la parte sinistra della carreggiata.